Eccoci qua, cari amici, benvenuti, benvenuti tutti quanti a questo incontro, il nostro consueto incontro del giovedì con l'appuntamento live. Ditemi se poi l'audio è troppo alto. Dunque questa sera, dopo passo a salutarvi tutti, però introduco subito l'argomento, è la prima serata nella quale facciamo questo esperimento che poi vorrei fare tutti i giovedì a venire, da qua fino alla fine dell'anno e oltre, probabilmente per buona parte del prossimo anno, di approfondire la tematica che ho trattato nel video del mercoledì, perché avete visto sono finalmente iniziate le puntate, quindi ogni mercoledì uscirà una puntata che riguarda il diventare invisibili, quindi sostanzialmente ogni puntata sarà, non dico un capitolo, ma quasi, diciamo almeno un macro argomento del libro Diventare Invisibili, che ben sapete essere uscito il 28 di ottobre e che domani arriverà finalmente alla sua seconda ristampa, perché purtroppo in questo periodo c'è un po' di difficoltà a fare le ristampe causa Natale imminente. E quindi porterò ogni giovedì un video sui temi di diventare invisibile, e oggi abbiamo iniziato con un tema. L'ordine delle tematiche non sarà necessariamente quello presente nel libro, cioè non sarà l'ordine dei capitoli, spazierò da una parte all'altra per rendere un po' vari gli argomenti e non fossilizzarci sempre ogni o per un lungo periodo o per dei mesi, non fossilizzarci su un determinato argomento e quindi srotolarlo tutto, ma saltando un po' da una parte e dall'altra per una questione di anche freschezza dei contenuti. E quindi poi dopo il giovedì successivo, quindi il giorno dopo del video, mi piacerebbe nelle dirette approfondire l'argomento, quindi tutte le domande che ci sono, che avete, che vi sono frullate per la testa nel guardare il video, tutte le perplessità, tutte le cose che forse anche non si possono troppo dire, le diciamo invece qua in diretta. E quindi questo è un po' l'esperimento che vorrei fare, vediamo se è interessante. E adesso vi saluto un attimo a tutti quanti e poi iniziamo. Allora, grazie mille innanzitutto a Jessica, che ho visto che si è abbonata con Prime per il quarto mese di fila. Grazie mille Jessica. Ciao Silvia, Gisella, Antonia, Lilli, Carlo, Barbara, Federica, Rosenza, Mirko, Fabio, Nice Wolf, ciao, buonasera, è la prima volta che commenti. Nike Wolf, non saprei come pronunciarti, ti chiameremo Wolf. Carlo, bentornato Carlo Vidali, bentornato tra noi. Alberto, ciao Alberto, Massimiliano, Riccardo, ma siete tantissimi, questa sera siete sempre di più. Benvenuti a tutti, vi ringrazio tantissimo per essere qui, per essere sempre qui tra l'altro, perché vi riconosco dai nick, e spero che a partire da sabato da Bergamo nel tour, da sabato a sabato sarò in tour, ci vedremo un po' tutti, no? Quindi presentatevi anche con i vostri nick, eventualmente così ci vedremo. Ciao Valentina dalla Sicilia, tu sei immagino la ragazza che verrà dalla Sicilia fino a Treviso, forse hai trovato posto oggi a Treviso e quindi ti fai un bel viaggio, e ti ringrazio tanto per tutti i chilometri che ti farai per venire alla Lovat domenica, no? Se non mi ricordo male. Allora, Wolf va bene, ok, Wolf, sarai Wolf per noi d'ora in poi. Allora ragazzi, io inizierei a Bologna, scusate, colgo l'occasione per dire a Lucas che a Bologna ci sono ancora un po' di posti, sono rimasti ancora 5 posti liberi a Bologna e oggi se ne è liberato uno anche a Milano, mi sembra, quindi potete trovare ancora qualche posto a Bologna, e a Milano se ne è liberato uno all'Ostello Bello proprio oggi, ok, perché a Bologna abbiamo raddoppiato le presentazioni, ne facciamo una alle 4, scusate, una alle 5 e una alle 6, in modo tale da poter avere più persone. Benissimo, allora ragazzi, io inizierei, se vi va, di riguardare il video di oggi, lo riguardiamo rapidamente, tanto sono 5 minuti di video, così ci rinfreschiamo un po' le idee, e intanto se avete voglia potete collezionare un po' di domande, se no possiamo anche andare a pescare dalle domande che vengono poste su YouTube e in qualche modo provare a vedere se c'è da rispondere. Poi io approfondirò un po' l'argomento con altre cose che sono scritte nel libro, che magari
nei video su YouTube poi non esploro per questione di tempo, perché poi è anche giusto che chi ha preso il libro e ha supportato il canale abbia poi delle informazioni più profonde rispetto a quelle che sono presenti nei video. È anche una questione di correttezza. Allora, inizierei guardandolo, 5 minuti, ce lo guardiamo insieme, ok? Grazie mille all'Ospad per l'abbonamento con Amazon Prime, grazie mille per il quarto mese consecutivo, un abbraccio grande, ti ringrazio moltissimo. Ah, spero poi che ieri vi siate divertiti nell'intervista che sono andato a fare personalmente a casa di Andrea Lombardo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata di 2 ore sul suo canale, c'è di peggio. Magari poi, se questa sera è collegato, gli facciamo anche un bel raid, perché in effetti poi non stiamo più facendo i raid, tra l'altro, su Twitch, eh? Chissà, ci siamo dimenticati. Ciao Lupin, benvenuto. Ciao Simone, anche a te ti ho visto adesso che sei passato. Silvia ti ho già salutata. Ok, e tengo la tua domanda, Antonio, dopo la visione del video, così raccogliamo un po' le idee, un attimo lo riguardiamo, perché poi dovete sapere che questi video qua io li ho registrati tipo 2 mesi fa, quindi non mi ricordo nemmeno cosa diavolo ho detto, quindi li riguardo anch'io volentieri, ok? Quindi direi che possiamo andare, possiamo guardarlo dall'inizio, ok? Saltiamo la pubblicità naturalmente e via. Sì. Ah, una piccola precisazione, sì, l'audio è alto, cioè la musica di sottofondo è alta. Purtroppo per i primi 10 video ho fatto questo errore, perché a me piace la musica alta nei video, però moltissimi di voi mi hanno segnalato che la musica è troppo alta, e quindi poi dall'11° video in poi, che sono già stati tutti registrati, dovete immaginare che i video del mercoledì sono già tutti programmati fino quasi a febbraio dell'anno prossimo, ogni mercoledì, e quindi poi dopo dall'11° in poi ho smesso di avere la musica così alta e l'ho un po' abbassata, ok? Perché dava fastidio. Poi recupero le vostre domande, se nel frattempo già ne avete, voi scrivetele pure, poi torno indietro e le recupero. Sparire fisicamente è un processo che coinvolge più sfere della nostra esistenza. Oggi inizieremo parlando di una di queste, ovvero cambiare residenza, e di come facendolo si ottiene un certo livello di invisibilità. Lo diciamo subito, da sola questa scelta non permette un elevato grado di irrintracciabilità. Deve essere abbinata ad altre tecniche di cui parleremo in altre puntate. Tuttavia, da qualche parte dobbiamo incominciare ad esplorare questo universo, e quindi capiremo quali sono i fattori che giocano a vantaggio di chi, facendo questa scelta, ha interesse nel risultare invisibile. Anagraficamente parlando, il cambio di residenza si esegue comunicando attraverso un modulo, solitamente che si scarica dal sito web del comune, il nostro nuovo indirizzo, e lo si comunica naturalmente al comune di destinazione. Questa comunicazione, anche se non tutti la fanno, non è un'opzione, è obbligatoria, perché secondo la legge italiana, vi lascio tutti i riferimenti in descrizione, ogni cittadino ha l'obbligo di rendersi reperibile. Ma è importante capire cosa accade quando comunichiamo questi dati. Il comune ha l'obbligo di inserirli nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, che a sua volta aggiornerà in automatico la base dati dell'Agenzia delle Entrate. Già questo ci suggerisce che cambiare residenza per cercare di sfuggire dai debiti che abbiamo contratto con il fisco non è una buona idea. La cosa interessante, però, conoscendo come funziona questo meccanismo, è sapere che tutti gli altri servizi non si aggiorneranno in automatico. Quando si cambia residenza, infatti, bisogna comunicarlo al datore di lavoro, a chi ci eroga servizi come l'acqua, il gas, la luce, le immondizie, alla nostra assicurazione, alla banca e a tutti quei soggetti con cui abbiamo stipulato accordi o contratti. Questi, a meno che non saremo noi a comunicarlo, continueranno a credere che la nostra residenza sia quella precedente. Questo porta ad un vantaggio sconosciuto ai più, perché se vogliamo risultare invisibili ad un particolare soggetto, questo continuerà a cercare di comunicare con noi attraverso il nostro vecchio indirizzo di residenza. Accade quindi che, se non svolge ulteriori indagini, qualunque comunicazione ci invii risulterà nulla, perché destinata ad un indirizzo che non ci appartiene più. E quindi in nessun modo noi siamo in grado di venire a conoscenza di quelle informazioni. Qui entriamo in un campo un po' complesso, che è quello della nullità e dell'inesistenza degli atti, argomento che richiede un approfondimento a parte, che faremo in un'apposita puntata.
per ora ci basta sapere che, visto che la maggior parte delle persone ignora tutto questo, il cambio di residenza può portare dei vantaggi piuttosto interessanti. Ora immagino che nella testa di qualcuno sarà balenata l'idea di dichiarare all'anagrafe un indirizzo di residenza falso, in modo tale da risultare totalmente irraggiungibile. Dovete sapere che questa pratica è assolutamente illegale, tanto che quando cambiamo residenza, proprio per evitare che i furbetti agiscano in questo modo, un nesso comunale viene inviato a verificare che realmente viviamo a quell'indirizzo. E lo so che in alcuni comuni, soprattutto quelli piccoli, questa cosa non viene fatta, ma non dimentichiamoci che facendolo si commette un reato penale. Vi lascio tutte le indicazioni in descrizione, quindi non è una buona idea agire in questo modo. Ora può essere interessante capire se qualcuno, magari chi ci sta cercando, può sapere dove risediamo, cioè dove ci siamo trasferiti. La risposta è sì, perché chiunque, grazie all'anagrafe nazionale della popolazione residente, può collegarsi con SPID, inserire i dati di una qualunque persona ricercata, nome, cognome, data di nascita, quindi ottenere il nostro certificato di residenza. Un tempo era più complicato scovare il nuovo indirizzo di residenza di una persona, perché le anagrafi erano comunali e quindi bisognava almeno conoscere il comune in cui questa persona si era trasferita. Oggi, attraverso l'anagrafe nazionale della popolazione residente, non è più necessario, anche se non tutti i comuni hanno compiuto la migrazione. Qui apprendiamo un'altra informazione interessante, fondamentale per la nostra privacy. Chiunque, conoscendo solo nome, cognome e data di nascita, dati che lasciamo molto facilmente sui social, può sapere l'indirizzo di residenza di una persona, quindi anche di un VIP o della ragazza che abbiamo visto su Instagram e che ci piace. Ecco perché è sempre molto importante non pubblicare i propri dati personali sui social. Anzi, sarebbe ancor meglio non avere un profilo personale. Ma di questo, di come diventare totalmente anonimi su internet, parleremo in un'altra puntata. Tornando alla questione della residenza e dell'essersi trasferiti, una questione interessante è che se chi pretende qualcosa da noi insiste nel mandare atti, notifiche, richieste ad un vecchio indirizzo di residenza che non ci appartiene più, quello che accade è che le sue pretese prima o poi cadranno in prescrizione e noi saremo liberi. Anche per quanto riguarda il concetto di prescrizione è necessario fare una puntata a parte. Lo so che sto rimandando moltissime cose ad altre puntate, ma come accennato l'argomento è complesso e quindi bisogna iniziare da qualche parte e poi approfondiremo nelle prossime settimane. Dunque è chiaro che il cambiare residenza da solo garantisce un piccolo livello di invisibilità, ma può essere accoppiato ad altre tecniche, come ad esempio quella di cambiare nome e cognome. Cosa che, nonostante molti credano sia impossibile o molto difficile, in realtà non è poi così complicata e fuori dalla nostra portata. Più interessante poi diventa se ci trasferiamo all'estero, addirittura fuori dall'Europa, perché qui il livello di visibilità aumenta notevolmente, visto che le anagrafiche dei vari paesi non parlano tra di loro. Questa conoscenza, la conoscenza di come parlano i sistemi informatici tra di loro, è di fondamentale importanza per capire quando è possibile essere rintracciati in maniera molto semplice e quando invece servono processi lunghi e macchinosi che quasi mai vengono messi in campo. È chiaro quindi che per ottenere una visibilità fisica dovremo capire molte cose e ne parleremo nelle varie puntate, a partire dalla prossima, in cui proprio vi spiegherò come cambiare nome e cognome in maniera pratica. Capiremo cioè come possiamo crearci una nuova identità e come tutto questo manda in tilt buona parte dei sistemi informatici esistenti. Arrivati a questo punto, credo avrete numerose domande. Allora noi ci vediamo giovedì, domani, su Twitch alle 21. Ok, e questa è la parte in cui vi rimando a questa serata, no? Alla fine di ogni video sarà così. Allora, prima di leggere i commenti, devo fare una precisazione su questo video. C'è un errore, perché dico ad un certo punto dico ci sono delle conseguenze penali e parlo di reato penale, ma il reato adesso, cioè, non mi ricordo nemmeno più cosa diavolo avevo detto, ma è un ripetere lo stesso concetto, ok? Perché quando si parla di reati si parla ovviamente di cose penali. E, l'altra questione è questa: in questo video manca un piccolo particolare che invece nel libro ho cura di raccontare, che è questo. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l'ANPR,
a cui potete accedere tutti quanti con speed dal vostro cellulare comodamente dal divano, non è completa attualmente, nel senso che hanno aderito molti comuni italiani, ma ce n'è una parte che non ha ancora aderito. Le direttive europee vogliono che prima o poi, e molto molto rapidamente, tutti i comuni aderiscano. C'è stato un rallentamento causa Covid, ovviamente, altrimenti immagino avrebbero già tutti aderito in questo momento. Quindi ad oggi non è completamente vero che chiunque si può collegare e trovare i dati degli altri, ok? Perché tecnicamente, collegandosi alla NPR, io posso usare il codice fiscale di un mio amico e cerco di una persona che ho trovato su internet. Poi questa cosa ve la racconterò meglio dal vivo quando ci vedremo negli incontri. Inserire il suo codice fiscale e avere una serie di suoi documenti. Tecnicamente questa cosa è possibile e a tendere sarà sempre più così. Dal punto di vista pratico, uno, non tutti i comuni hanno aderito alla NPR, quindi può darsi che voi vi colleghiate alla NPR col vostro speed nel vostro comune e non abbiate la possibilità di fare una ricerca per altre persone inserendo il codice fiscale di altre persone. E i comuni più grandi lo permettono, quelli più piccoli solitamente tendono a non avere ancora aderito e quindi ci si può collegare e al massimo scaricare i propri dati. Inoltre questa funzionalità di cercare dati per altri è una funzionalità che non è sempre, almeno nella parte iniziale quando un comune aderisce, attiva, non viene subito attivata. Quindi è normale che magari in alcuni casi alcuni di voi collegandosi non possano fare ricerche a nome di altri, ok? Questo non vuol dire però che una persona non possa mandare un'email a quel comune e chiedere un certificato di un altro, e questo lo potrà fare per un'altra persona. Certo che devi sapere a quale comune mandare la richiesta, questo è il piccolo scalino, no, da affrontare, e la cosa si può fare anche presentandosi di persona presso gli uffici del comune e chiedere un certificato di nascita, un certificato di residenza, un certificato di matrimonio, una visura catastale. Questo si fa però in realtà al catasto o all'ufficio regionale dell'Agenzia delle Entrate, una visura catastale nominativa per sapere quali sono tutti i possedimenti di una persona. Però questa è un'altra cosa che ha a che fare con l'anagrafe. Quindi in questo momento siamo ancora un po' in un limbo, dove se tu cambi residenza e te ne vai, può darsi che tu non sia rintracciabile poi attraverso l'anagrafe nazionale della popolazione residente facilmente, perché il tuo comune non ha ancora aderito, oppure altre persone non possono cercarti perché il comune non ha attivato la ricerca per terzi, nemmeno per figure che sono addette ai lavori. E per altri comuni invece la cosa funziona, quindi bisogna stare un po' attenti, ok? L'importante è sapere che attendere sarà possibile per tutti, collegarsi, inserire il codice fiscale di chiunque e sapere dove si è trasferito, dove è andato a vivere. Okay, quindi diventerà molto difficile riuscire a cambiare residenza senza che si venga a sapere, o comunque no, diciamo senza che sia difficile scoprirlo, ecco, no? Anni fa era molto più difficile perché tu dovevi almeno sapere qual era il comune in cui la persona se n'era andata e eventualmente fare una ricerca presso quel comune, inoltrare una domanda presso quel comune. Adesso con l'anagrafe nazionale della popolazione residente è un po' più complicato, però siamo ancora in un limbo, ok? Quindi questa cosa ancora funziona. Qual è la questione? La questione è che, come dicevo nel video, non si possono dichiarare residenze false o indirizzi falsi, perché questa cosa è penale e quindi non si deve assolutamente fare. Okay, volevo chiarire questo concetto perché siamo qui per approfondire le cose questa sera. Adesso leggo qualche domanda. Naturalmente, perché una persona dovrebbe voler cambiare residenza senza farsi scoprire? Per mille motivi, ok? C'è chi lo potrebbe voler fare perché ha combinato un guaio e vuole sparire, e quindi questa cosa non è una cosa buona per la persona, ok? Magari è un furbetto che scappa. E c'è chi magari invece è perseguitato dal marito, dalla moglie o da uno stalker e vuole sparire. Ci sono infiniti casi, quindi non si può puntare il dito e dire a priori che una persona vuole sparire perché è un truffatore o perché è un infame. Inventatevi quello che volete, ok? La vita è piena di casi particolari, le informazioni servono in situazioni differenti. Questo è molto importante sempre ricordarlo. Allora, parto dai commenti, cerco di recuperare quelli più precedenti. Ho letto anche Un mondo nuovo, si di Tolle, Luca, sì. È bellissimo, ce l'ho anche qua, l'ho comprato proprio perché è talmente bello.
Allora, aspetta che cerco i commenti, ragazzi. Ciao Walter. Ci vediamo domenica, Jessica. Certo, ti ricordo di non comprare il libro, Jessica, perché te lo porto io, per te. Allora, eccole qua le prime domande. Sto soffrendo parecchio per non avere la possibilità di partecipare? No. Una domanda. Il cambio di residenza nello stesso comune o provincia o regione fa differenza? In che senso fa differenza? Cioè, se tu rimani all'interno, il cambio di residenza nello stesso comune o provincia o regione fa differenza? Cioè, che sia più difficile rintracciarti? Assolutamente sì, nel senso che a tutti l'unico, quando tu cambi, cioè, allora, la risposta è no, non fa differenza, nel senso che è già un'ottima tecnica. Perché qual è la questione? La questione sottile su questo ragionamento del cambiare residenza. Quando tu cambi residenza, e come dicevo nel video, e lo comunichi correttamente al comune di destinazione, perché tu devi dirlo, no? Al comune di destinazione in cui starei andando, quindi inoltri la richiesta di nuova residenza, poi verranno a controllare, i messi comunali verranno a controllare se sei veramente lì, se vivi veramente lì, per varie questioni, anche semplicemente perché, vabbè, per varie questioni. Cosa accade? L'unica altra anagrafica che si aggiorna in automatico è quella dell'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché l'Agenzia delle Entrate deve sapere quali tasse importi, dove venirti a prendere se hai dei guai, e giustamente, perché le tasse vanno pagate, sanno dove venire a prenderti e dove mandarti gli atti. Però tutti gli altri hanno un problema molto grosso a questo punto, perché continuando a credere che tu sia nella vecchia residenza, ti manderanno gli atti a quel vecchio indirizzo di residenza, gli atti non verranno da te mai accolti, nel senso che verrà fissato sulla bussola delle lettere o sulla porta la notifica che ti è arrivato un atto, poi l'atto verrà depositato alla casa comunale per un tot di tempo e poi verrà considerato in questo caso perfezionato, ok? Ma in realtà non è veramente perfezionato, cioè chi l'ha mandato crede che sia stato perfezionato, perché crede ancora che tu vivi in quel indirizzo e quindi che l'atto sia stato comunicato. In realtà non lo è. E cosa accade? Cosa accade? Accade che nel momento in cui quell'atto diventa esecutivo, immaginiamo che sia un atto di qualsiasi tipo, anche qualcuno che vuole querelarti o vuole denunciarti perché gli stai sulle scatole o hai con lui avuto dei problemi e vuole romperti le scatole, nel momento in cui tu poi finirai in tribunale con lui, quella notifica che ti è arrivata, tu potrai dimostrare che non ti è mai arrivata perché ti è arrivata ad un indirizzo nel quale tu non vivevi più, e tutto l'intero iter legale che è legato a quella notifica sparisce, diventa nullo, perché l'atto è inesistente, ok? L'atto è inesistente perché non si è riusciti a notificarlo, ok? Faccio confusione adesso tra inesistente e non valido, quindi prendete la parola inesistente con le pinze per questo momento, poi quando faremo la puntata sulla invalidare gli atti, che è una tecnica ben nota, ne parleremo in maniera più approfondita. Ma capite qual è l'arcano, no? Cioè, se voi avete un guaio, cambiare residenza è un ottimo modo per sparire agli occhi di chi sta cercando di romperti le scatole, ok? Ovviamente, qui sta la coscienza del singolo, utilizzare queste informazioni e questa conoscenza in maniera onesta. Questo sta alla conoscenza del singolo. Però questa è come funziona la legge, ragazzi, come funziona la... Vi faccio un esempio, lo facevo ieri con Andrea Lombardi sul suo canale Twitch, quando ci siamo visti a Bergamo. Questo è esattamente quello che è capitato nel processo nei confronti dei militari dei servizi segreti, mi sembra, in quel caso, che sono accusati di aver ucciso Giulio Regeni, no? Di aver torturato e ucciso Giulio Regeni in Egitto. Cosa è successo? In Italia hanno fatto un processo, hanno iniziato un processo, hanno cercato di notificare l'avvio di questo processo a questi militari, mandando dall'Italia probabilmente attraverso i consolati, immagino, gli atti di notifica dell'inizio di un processo in Italia a carico di queste persone. Il governo egiziano non ha, non ha,
girato gli atti a questi appartenenti ai servizi segreti, militari, chi che siano, insomma, adesso non mi ricordo bene che figure siano, mi sembra dei militari appartenenti ai servizi segreti egiziani che sono accusati. Non avendoli girato gli atti, queste persone non hanno mai ricevuto notifica del procedimento che in Italia era stato avviato, e quel processo è nullo. E attualmente ci ritroviamo nella situazione che il processo, in questo caso penale, a carico di queste persone, è tutto da rifare da capo, semplicemente perché gli atti sono nulli. Quindi questa cosa vi spiega quanto è potente l'annullamento degli atti all'interno di tutto quanto. E ovviamente queste informazioni sono informazioni che si trovano tranquillamente dappertutto, basta conoscere la legge, leggere qualsiasi manuale di giurisprudenza a livello universitario raccoglie queste informazioni. Ma le persone non lo sanno, no? Le persone non lo sanno. Quindi tu hai un potere dalla tua parte fortissimo, se vuoi, e però deve essere usato, e questo lo dico e lo sottolineo, non smetterò mai di dirvelo in queste puntate, deve essere usato soltanto come arma di difesa, mai come arma di attacco. Questo è fondamentale, perché sennò passiamo dalla parte del torto e casca tutto al palco, ok? Non siamo qui per diventare delle brutte persone, ok? Siamo qui per imparare a difenderci quando qualcun altro ci prova a rompere le scatole su qualcosa in cui invece noi non abbiamo fatto niente. Questo è importantissimo. Grazie mille per come si chiamano, non lo so neanche, questi diamanti. Però vi chiedo ragazzi di non donare, perché come ben sapete io voglio fare le cose gratis. Quindi vi ringrazio di cuore tantissimo, ti mando un grande abbraccio Pat, che hai mandato, penso, mi sembra. Però abbonatevi soltanto se avete Prime, non voglio che vi abboniate con i vostri soldi, perché sapete che io voglio fare le cose gratis, perché è una questione di principio, non è questa. Ok. Vado avanti un attimo, e la musica è alta, la musica non mette per nulla ansia, dice Jessica. Amazon è impallato, ho ordinato sulla casa editrice, sono velocissimi. Sì, infatti potete ordinare il libro dalla mia casa editrice, Edizioni Punto d'Incontro, sono ultra veloci. Vado avanti, leggo solo i commenti, ragazzi, che riguardano la serata, dopo se vogliamo fare due chiacchiere alla fine. Carlo, Francesco, come mai sull'ANPR chiunque in possesso di alcuni dati anagrafici di una persona ne ha la visibilità della sua residenza? In tal modo non si viola la privacy? No, non si viola la privacy, perché la privacy riguarda soltanto i dati sensibili, cioè i dati che riguardano... Ancora mi mandi dei diamantini, vabbè, ti ringrazio Pat, ti ringrazio tanto, ti ringrazio tantissimo. No, perché la privacy copre e tutela soltanto i dati sensibili, cioè i dati sanitari, i dati legati all'etnia, i dati legati al credo religioso, al credo politico, ok? Quei dati che noi non vengono collezionati tipicamente in queste basi dati, che sono pubblici elenchi, e si chiamano così mica per niente, si chiamano pubblici elenchi perché il cittadino può accedere a cercare. Non c'è una violazione della privacy, perché sono tutti dati che le persone sono tutti dati considerati pubblici, ok? Se contenessero dati sensibili, allora sì, sarebbe una violazione della privacy, ok? Questo è importante da ricordarsi. Certo che in generale si può pensare che si tratti di una violazione della privacy, perché il nostro concetto di privacy è legato all'idea di, non so, la privacy della nostra casa, no? Ma sapere l'indirizzo di residenza di una persona, poter conoscere ad esempio l'indirizzo di residenza di una persona, non è una violazione della privacy, perché quello non ha a che fare con la privacy. La privacy è un'altra cosa, no? Riguarda i dati sensibili delle persone, quelli che noi lasciamo sui social, eh? È per quello che non bisogna, che lo dico anche nel video, non bisogna mai avere dei profili social personali con i propri dati reali, dove scriviamo le nostre informazioni. Avrò cura di raccontarvelo bene questo, con un bel esempio, quando ci vedremo poi durante gli incontri. E bentornato Carlo, ci sei mancato. Hai fatto un lavoro con questo libro, Fra, non so come tu abbia fatto, ma credo che abbia richiesto un impegno meticoloso e attento. Grazie Silvia, sì, molti anni di ricerche. Massimiliano, in 2 anni ho cambiato 2 volte la residenza per trasloco e poi per un piccolo vantaggio economico per mia madre. Vedremo se mi dai una dritta per spostarmi nuovamente, spero di avertela data. Niente, stasera una pessima connessione, mi dispiace Rospad. Io ho una buona connessione, vedo verde.
Ecco, Massimiliano, interessante il discorso di cambiare nome, Massimiliano. Ne parliamo nella prossima puntata, quindi mercoledì prossimo c'è la puntata sul cambiare nome. Scoprirete che non è così difficile, che ci sono dei casi di persone che hanno cambiato nome in maniera molto facile anche. Però non credo che il giovedì sera poi farò la live, perché sarò in tour e quindi mi sa che la live di giovedì prossimo salta, anche quella di martedì mi sa che salta. Ma allora, Elio, ma se un soggetto ci cerca con una raccomandata, ad esempio, che esige una notifica di ricezione, qualora non siano presenti, cosa succede se questa raccomandata arriva al vecchio indirizzo e neppure la notifica può essere imbucata perché non ci siamo più in quanto trasferiti? Allora, Elio, devo fare una puntata a parte che è prevista per questo qua. Nel libro lo spiego molto bene, ma il concetto è questo. Ci sono due cose da considerare. Se una notifica ti arriva al tuo attuale indirizzo di residenza e tu non ci sei o ti rifiuti di prenderla, la notifica finisce alla casa comunale, che solitamente coincide con il comune, o il comune con gli uffici del comune, e dopo un tot di giorni che è lì è considerata perfezionata. Quindi ha decorso legale valido. È come se te l'avessero consegnata, perché sei tu cittadino che ti devi interessare. L'unico caso in cui diventano nulle o non valide, c'è una piccola differenza di cui poi vi parlerò in un'altra puntata, nulle o non valide le notifiche, e quindi rendono nullo anche non valido tutto l'iter legale che c'è intorno, è quando è evidente, tu puoi dimostrare con evidenza indiscutibile che in nessun modo saresti potuto arrivare a conoscenza di quelle informazioni, cioè le hanno notificate banalmente nel posto sbagliato. Ok? Questo è l'unico caso in cui... Ecco, reato è un illecito penale. Ecco, grazie Galeone, grazie. Ecco, mancano... E poi Picard dice giustamente quello che dicevo anch'io. Mancano 71 comuni alla ANPR. Anagrafe nazionale della popolazione residente. Attualmente ci sono 66 milioni di cittadini, sì. Però, ancora una volta, non per tutti i comuni è attiva la ricerca su dati di terzi, questo è importante, ma si può sempre fare mandando email, ok, oppure recandosi di residenza e di persona. Mister Lupin, non ho capito come faccio a trovare l'indirizzo di residenza di una persona per inviare una denuncia per stalking online subito, ad esempio, come si fa? Se questa persona se questa persona online utilizza un nickname e tu non hai modo di sapere chi sia questa persona, ok? È molto difficile notificargli un atto, mandargli qualcosa a casa. Devi fare una denuncia attraverso la polizia postale. Questo è un discorso che facciamo un'altra sera, magari. Devi fare una denuncia alla polizia postale. La polizia postale deve avviare delle indagini e tu, attraverso degli avvocati, devi trasformare le sue parole, i suoi post, non in banali screenshot, ma in qualcosa che si chiama prova certa di reato, ok? È un po' complicato, però con una certa procedura certi studi di avvocati riescono a trasformare anche un banale screenshot, una banale informazione su internet, in una prova certa valida in tribunale. Però poi, per poter risalire a quella che è la vera identità di una persona, questo è un processo complicato che richiede che ci sia un giudice che permette a chi fa le indagini di poi chiedere i tabulati per sapere a quale indirizzo IP del computer, insomma, collegato in quel particolare momento, coincide quel nickname e risalire al vero nome della persona. Ammesso che quella persona non abbia utilizzato una VPN o qualche altro sistema per nascondere il suo indirizzo IP. Nel momento in cui si è usato un nickname e non un nome reale, è impossibile risalire a lui e tutto l'iter finisce nel niente, ok? Parleremo di tutto questo, di come ci si muove completamente anonimi sui social, senza lasciare nessuna traccia ed essere totalmente rintracciabili al 100%, o quasi al 99,9%, che è sufficiente per la stragrande maggioranza delle persone, a meno che non siate dei ricercati internazionali, voglio dire, in una puntata apposita, ok? Nel libro chiaramente lo spiego. Ok, andiamo avanti. Ma firmiamo moduli su moduli per la privacy e questi mettono tutti i dati disponibili? Vale Joe, perché la privacy, come vi volevo dire, riguarda altri dati sensibili,
non i dati, i dati delle persone, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, quelli non sono considerati dati sensibili. I dati sanitari, ad esempio, sono sensibili. Quindi si può dire che questo tuo ultimo libro tratta argomenti slegati dallo smettere di lavorare? No? Sì, si può dire, sì. Dopo 10 anni che parlo di smettere di lavorare, ho deciso di, pur mantenendo il nickname che me lo tengo stretto perché è mio e del mio marchio di fabbrica, ho cambiato un po' le mie chiacchiere. Ok, ci vediamo a Bergamo, va bene Walter. A me hanno solamente chiamato al telefono spostando la residenza sotto lo stesso comune, 7.000 abitanti. Ecco, vedi Massimiliano, in quel caso che ti hanno solo cambiato il telefono, quello che dicevo nel video, no? Dal punto di vista teorico dovrebbero venire a verificare che tu vivi esattamente lì, perché poi avere la residenza in un appartamento, in un posto, ti permette di non pagare l'IMU. Ti permette di non pagare l'IMU su quell'appartamento. Se tu fingi di avere la residenza in un tuo secondo appartamento perché non ci vuoi pagare l'IMU, il che è illegale fare questa cosa, che è importante saperlo, se non vengono a controllare e casca tutto il palco, tu puoi anche inventarti di vivere in un posto e poi lì non ci vivi. E nel video lo dicevo, si sa, è noto, che soprattutto nei piccoli comuni non vengono a fare i controlli. Questo è segreto di Pulcinella, ok? Segreto di Pulcinella. Siamo qui per dire le cose come stanno. Due brividi, ma il senso di trasversalità delle informazioni personali non è in contrasto con l'utilizzo sempre più complicato di password, speed, eccetera? E il fatto esplicito di violare la privacy non è un paradosso per le amministrazioni che devono garantire la segretezza di certe informazioni? Non queste. Questi si chiamano pubblici elenchi, come ad esempio sapere tutte le cose che possiedi, si può, sapere anche le auto che possiedi partendo dal nome o dal numero di targa, le auto, le moto, quello che vuoi. Non è considerata violazione della privacy perché sono dati pubblici. Sono dati pubblici. Quindi quella roba lì non ha a che fare con la privacy. Vampir, secondo me chi ti querela, se non è uno sprovveduto, va a controllare qual è la sua residenza attuale effettiva. Sì, però non, come dicevo, Vampir, non è facile. Non è facile. Non è semplicissimo. Carlo Francesco, il problema del cambio di residenza è delicato perché molti atti legali non sono validi in assenza di notifica. Ecco, questo è quello che dicevamo, no Carlo? Poi so che tu sei molto ferrato su queste cose. Lupin, io ho una sorta di contenzioso con il tribunale di Monaco di Baviera per un Ponzi fatto online su investimento. Questo non bellissimo. Non posso entrare a spiegare a voce. Non posso entrare a spiegare a voce oggi o magari prossima puntata, dove sarà un argomento più target. Sì, va bene. Va bene, quando parleremo poi di come funzionano le notifiche degli atti, le comunicazioni tra stati, tra nazioni differenti, ti invito a parlare in Discord, va bene? Samuele Piccoli, se ho una casa di proprietà posso cambiare residenza e sparire? Cioè vuoi mantenere la casa di proprietà e cambiare la tua residenza e portarla da un'altra parte? Certo che puoi farlo. Nessuno ti vieta, però ovviamente la legge dice che tu poi in quella nuova residenza ci devi vivere. Questo dice la legge. Non puoi cambiare e mettere la residenza in un luogo dove non vivi. Ok, poi che ci siano una marea di persone che lo fanno, questo è un altro paio di maniche. Quindi solo un cittadino italiano si può collegare alla NPR? Attualmente sì, perché serve lo SPID, però nessuno ti vieta, anche se tu vivi all'estero, di mandare un'email a un certo comune chiedendo che ti vengano dati le informazioni di un certo soggetto, dando nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, che li puoi reperire sui suoi social se li vuoi questi dati, molto banalmente. Codice fiscale, sapete, si genera online, ci sono dei generatori, ve ne faccio vedere uno, molto banalmente. Se cercate online, ok, generatore di codice fiscale, ok, molto banalmente, come vedete è sufficiente inserire il cognome, il nome,
la data di nascita, il sesso e il luogo di nascita, quindi non mi serve nemmeno avere l'indirizzo di residenza, ok? Questi dati li trovate sul Facebook delle persone, banalmente. Potete generare il suo codice fiscale. Con quello potete fare potete inoltrare anche via email a un qualsiasi comune italiano una richiesta di informazioni di un qualsiasi altro cittadino. Vi faccio vedere quelle che si possono chiedere, ad esempio, al Comune di Milano. Comune di Milano, documento online. 404 page not found, non bene. Comune di Milano, porca miseria, cosa succede al Comune di Milano? È proprio questa sera che ci serviva, è andato in tilt il sito del Comune di Milano. Me ne invento un altro, magari torna online nel frattempo, vediamo. Comune Milano, facciamo Comune di Torino, dai. Documenti online, servizi online al cittadino, eccoli qua. Sì, non è così bello come il Comune di Milano. No. Vabbè, niente, dai, ragazzi. Proviamo tra un po' a vedere se torna online il sito del Comune, così poi diamo un'occhiata. Comunque c'è, potete farlo adesso, chi ci guarda da YouTube magari in differita, si collega al sito del Comune di Milano, guarda i servizi al cittadino online, c'è una lista di 25-30 documenti che si possono scaricare e c'è una bellissima dicitura in alto con scritto: questi documenti possono essere richiesti anche da terzi, anche da altre persone che non siano i titolari di quei dati. Francesco, ciao, ci conosceremo a Treviso domenica, ci sarà la disponibilità di libri per tutti? Sì, perché ne hanno ordinati anche in più a Treviso, apposta perché c'è un sacco di gente a Treviso. Sarà un casino, ragazzi, ci sono 100 persone a Treviso alla fine, quindi sarà veramente un casino poi vedersi, parlarsi tutti quanti. Non ho capito perché devo andare dalla postale per trovare i dati della persona online. Io intendo che se c'è il nome e cognome, quindi se ho delle informazioni, come faccio? No, cioè tu hai nome e cognome di una persona, tu sai chi è esattamente, tu puoi andare da un avvocato e tramite l'avvocato sporgere querela, oppure puoi andare a sporgere querela direttamente tu se vuoi anche. Ma se tu non lo sai, se lui si chiama Pippo Paperino, come fai a sapere chi è questa persona, ok? Perché un sacco di gente ha nomi finti su internet, come fai a saperlo? Lì si complicano tanto le cose ed è tutto quel discorso che vi ho spiegato prima. Walter, Francesco, ma tutte le tecniche che insegni tramite il tuo libro sono valide anche per chi ha già dei profili social network con profili personali già registrati? Sono validi, e spiego anche come cancellare definitivamente, in via definitiva totale, tutti quei dati e ricostruirsi un'identità online completamente inventata, il che si può fare, non commetti nessun reato, nessun illecito, nemmeno civile, perché l'unico problema che hai nell'utilizzare un'identità finta online è quando la usi poi per fare del male, la dico in maniera molto semplice, cioè il reato di sostituzione di persona è un problema quando tu usi quei dati per ingannare qualcun altro o stalkerare qualcun altro, ma tu hai tutto il diritto di essere sui social con un nome di fantasia, comportandoti bene, non avrai mai nessun problema, ok? Legalmente non sei perseguibile in nessun modo. Nel libro spiego bene come cancellare tutti i tuoi dati dai social, come sparire definitivamente da Google, dai social, come eliminarsi totalmente, quanto tempo ci vuole, perché è una cosa non veloce da fare, ci vuole qualche settimana, e come ricostruirsi poi un'identità nuova, completa, senza lasciare poi mai nessuna traccia, anche quando ti muovi, quando ti sposti su internet. Allora, Valegio, i dati sanitari ormai temo siano tutti in chiaro, basti pensare alle assicurazioni, se hai un infortunio hanno tutta la tua situazione in chiaro. Ma l'infortunio è una cosa differente, perché c'è un sinistro e quindi i dati vengono trasferiti alle assicurazioni, ma la cartella clinica o il dossier sanitario, che sono quelli che hai in ospedale tipicamente, il dossier è a livello regionale, la cartella è a livello di singolo ospedale, lì tu puoi collegarti online, tipicamente anche con lo SPID, e spuntare il fatto che quei dati, o anche solo una parte dei dati, non siano visibili a nessuno, e non saranno visibili nemmeno ai medici,
un giorno che ti fai male, anche solo verbalmente, ridai il consenso per poter vedere i tuoi dati e quindi ritorna tutto come prima, ok? All'anagrafe non è presente il domicilio, solo la residenza? Solo la residenza. Lupin, scrivi prima che sono info che si trovano online. Ad esempio, io so il tuo nome Francesco Narmenni, mi hai stalkerato, come faccio a trovare la tua residenza online? Allora, se tu vuoi trovare la mia residenza online, tu ti colleghi alla NPR, metti il mio nome, il cognome, la mia data di nascita, il mio comune di residenza, il mio comune di nascita, e puoi scaricare il mio certificato di residenza. Peccato che io, usando le tecniche che conosco e che ho scritto nel libro, non sono presente nell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Quindi a me non mi trovate. Provateci, non mi trovate. Silvia, se una persona per necessità è domiciliata da un'altra parte e visto il domicilio non è più obbligatorio e riceve una raccomandata all'indirizzo di residenza e non la ritira, spero di essermi spiegata bene. E se una persona per necessità è domiciliata da un'altra parte e visto il domicilio non è obbligatorio, non ho capito Silvia, non ho capito amore. Mirko, in teoria dovrei poter anche fare il contrario, se vedo un terreno mi dovrebbe dire il proprietario, ma in realtà al comune sanno dire solo che devono pagare un geometra. Verissimo Mirko, però puoi andare. Se vedi un terreno, tu puoi collegarti online al sito del catasto. Ad esempio, il catasto della mia città ce l'ha. Vedere qual è la particella catastale e poi con quella recarti di persona al catasto e dire che vuoi sapere di chi è quel terreno. E loro ti fanno una misura catastale a partire dal codicino che vedi online sulla mappa del catasto e puoi sapere di chi è. Se poi vuoi la carta ufficiale devi pagare tipo un tot di euro. Elio, ma se il postino non trova il nome e il cognome sul campanello e nella buca delle lettere, come funziona la notifica? Avviene lo stesso? E se in quel luogo sei residente? Sì, sì, avviene lo stesso. Cioè, se tu non metti il nome e cognome sul campanello, togli anche la bussola delle lettere, ma c'hai il numero civico, perché ce l'hai il numero civico, non è che puoi non mettere il numero civico. Tra l'altro è reato, non reato, ma è perseguibile, mi pare che ci sia un'ammenda se non hai il numero civico sulla casa, non sono sicuro di questo, però si sa che vivi lì. Il postino cosa fa? Può fare delle piccole indagini, tipicamente fa questo, a parte che il postino poi conosce tutti, lo sapete come funziona, no? I postini conoscono tutti dove vivono, non, perché lavorano a livello di quartiere anche, quindi questo problema non esiste in qualche modo, a meno che tu non ti sia trasferito da poco, che questa cosa può complicare un po' le cose. Il postino può svolgere delle piccole indagini lì, suonare qualcun altro, chiedere ma vive lì quella persona, ma vive lì quell'altra persona, eccetera, così. Se gli dicono sì, vive lì, ok, ti attacca la notifica sulla porta di casa e poi l'atto finisce alla casa comunale e basta. A quel punto l'atto è considerato perfezionato e qualsiasi iter anche legale che fa capo a quell'atto fa il suo corso, questa cosa non ferma la legge, ok? Questo è importante da sapere. È solo quando il postino lo sta notificando in un posto dove tu effettivamente non vivi e si sbaglia, ok? Ok, vado un po' avanti. Francesco, il comune di Milano in questi giorni ha dei problemi su alcuni server. Carlo, ho capito, grazie mille. Ciao Francesco, sono all'estero da 3 anni e vorrei iscrivermi all'AIRE, posso farlo con data retroattiva o rischio un accertamento fiscale? Allora, l'iscrizione all'AIRE, Ludovico, è obbligatoria, ma se non la fai non succede niente. Cioè, per legge è obbligatoria, ma non è prevista una multa di nessun tipo, neanche un'ammenda, neanche un problema penale di nessun tipo se non lo fai, ok? Quindi da buon cittadino ci dovresti iscrivere. Tecnicamente però devi sapere questa cosa, ok? Che anche se non lo fai non ti succede niente. Questo è importante saperlo, perché bisogna essere consapevoli di come funzionano le cose.
E secondo me, sul disco di accertamento fiscale, io cosa devo dirti? Cioè, sicuramente se tu hai qualcosa di pendente, che hai lasciato qua dei problemi in Italia e ti iscrivi all'AIRE, è abbastanza probabile che a quel punto ti vengano a cercare, ti mandino degli atti al tuo indirizzo estero, ti arrivino degli atti, banalmente delle cartelle esattoriali, al tuo indirizzo estero. È abbastanza probabile. Ciao, appena arrivata, ma è legata a fare un documento senza il mio permesso? Ma è legale fare un documento senza... Sì, Gisella, è legale chiedere un documento senza il tuo permesso. Anzi, chi lo chiede rimane anche totalmente anonimo. Cioè, se io voglio andare a chiedere il tuo certificato di matrimonio, metti, Gisella, non so, me lo invento, facciamo finta che tu sia sposata, lo posso fare, mi arriva il tuo certificato di matrimonio e tu manco lo sai che io l'ho richiesto. Ok? Grazie Francesco, vale anche per tutti gli indirizzi email? Cosa sono gli indirizzi email? Per usarli in modo anonimo? Sì, vale anche per tutti gli indirizzi email, sì, Walter, sì. Dovete sapere che i dati sui server devono essere per legge mantenuti per 10 anni, dopodiché oltre 10 anni tipicamente li cancellano, compresi anche dati bancari, comprese le email, eccetera. Ludovico, tu dici accertamento fiscale nel senso che l'Agenzia delle Entrate potrebbe voler tassare i redditi esteri? Allora, se l'Agenzia delle Entrate ti tassa i redditi esteri se tu sei residente in Italia. Se tu sei residente all'estero non hai più niente a che vedere con l'Italia, ok? Cioè, se sei residente all'estero e hai ancora dei possedimenti in Italia, chiaramente dovrai dichiarare quello che hai in Italia e in qualche modo dichiarare al fisco che possiedi quelle cose, pagarci, che ne so, l'IRPEF se hai una seconda casa non affittata, banalmente, queste cose qua. Ma se tu non hai niente in Italia, ti sei trasferito all'estero, ti sei iscritto all'AIRE e hai dei nuovi possedimenti all'estero, quella roba fa tutto capo alla fiscalità estera, perché ormai tu sei residente all'estero e quindi la tua fiscalità è all'estero a quel punto. E quindi non, le tasse le paghi all'estero, non le paghi più in Italia. Perché un conto è la residenza, un conto è la cittadinanza, no? Ok? Non sei ancora cittadino perché devono passare 10 anni, mi sembra, no? In quasi tutti i paesi devono passare 10 anni di residenza. Ma sei residente, quindi la tua fiscalità fa capo al paese estero a quel punto. Antonia, ecco perché quando ritiri un referto in ospedale ora chiedono di firmare un foglio che autorizza i sanitari ad usare i tuoi esami. Esatto, proprio questo, perché di base non potrebbero vedere i tuoi dati e tu puoi revocare quella visibilità quando vuoi, comodamente online con lo SPID, collegandoti al sito dell'ospedale o al sito della regione, dipende a che livello sono i dati, sia di cartella clinica o di fascicolo sanitario. Lupin, lo spieghi anche qui come fare a rendere invisibile come hai fatto te? Non solo nel libro, non riesco a leggere, quando inizio un libro non lo finisco mai. Allora, alcune domande, come ad esempio anche Galeone mi dice, ok, quindi c'è modo per togliersi dalla NPR? Alcune questioni io non ve le dico, perché io ci tengo la mia invisibilità e quindi alcune informazioni me le tengo molto strette. Ok? Ciao Francesco, sono all'estero da 3 anni e vorrei iscrivermi alla... Ah, questo l'ho già fatto, l'abbiamo già letto. No, non l'ho già letto, scusa. Sì, l'ho già letto. Cos'è l'AIRE? L'AIRE è l'anagrafica degli italiani residenti all'estero. Quando tu ti trasferisci all'estero saresti obbligato, cioè di fatto sei obbligato, ad iscriverti all'AIRE. La realtà, io vi dico la realtà dei fatti, è che poi nessuno si iscrive perché tanto tutti sanno, quelli che vanno all'estero, che anche se non ti iscrivi non succede niente. Cioè, sì, stai violando la legge ovviamente, ma non c'è nessuna multa, nessuna conseguenza, ecco, reale.
Allora, posso dimostrare attraverso le utenze che la persona residente è domiciliata ad altro indirizzo? Silvia, sì, assolutamente. Anzi, il comune da qualche giorno ha questa, da poco, da qualche settimana, ha anche questa possibilità, cioè può andare a verificare le tue bollette per capire se tu sei residente o meno là in base ai consumi. Quindi sì, si può dimostrare attraverso le bollette questa cosa, che una persona è residente là in base ai consumi. Residente o non residente, ok? Tipicamente si cerca di dimostrare che non è residente, perché la classica cosa italiana che capita è che le persone dicono di essere residenti in un posto, tipo marito e moglie, no? Il marito mette la residenza in una casa, la moglie mette la residenza nell'altra casa, però vivono insieme solo in una delle due. Qual è lo scopo che la moglie, non è un esempio sessista, qual è lo scopo che la moglie abbia messo la residenza nell'altra casa? Di non pagarci l'IMU su quella casa lì, perché non è più seconda casa, è la casa, l'abitazione principale della moglie, ma di fatto però la moglie non ci vive, vive comunque nel marito nell'altra casa, nella prima casa. Questo è un classico trucco all'italiana che tantissimi fanno, e che però se ti beccano sono, non si deve fare ovviamente. Ok, ti ho risposto Silvia. Allora, quello che dici tu Gisella, che io sappia, il postino, se non vede il nome sul campanello, rimanda indietro l'atto con dicitura per es destinatario inesistente oppure civico sconosciuto. Dipende che atto hai in mano. Ci sono i postini che le cose le sanno e sanno che devono fare un certo iter per rendere valido un atto, e dopo un po' di volte non ti mandano più il postino ma ti mandano il nesso comunale a fare le cose perché le sa fare meglio, e ci sono altri postini che invece non se ne fregano e rimandano indietro le cose, ok? Dipende dal postino, dipende dal luogo d'Italia dove vivi. No, non sono pendenze. Ah, ok, relativa a quella cosa là. Solo non voglio mi tassino i redditi esteri solo per non aver cambiato residenza. Grazie per la risposta. Ok, ho capito. Ciao Francesco, non è inerente con l'argomento? Allora non lo leggo. No, non volermi male, voglio parlare di queste cose qua. Lupin, vero se i documenti Lupin dice: vero se i documenti notificati dal tribunale estero arrivano per posta e non li ritiri, vanno alla casa comunale e poi la causa va avanti. Il mio caso è interessante perché io ho investito online su un sito e poi la polizia tedesca ha scoperto il Ponzi e mi invia da anni notifiche da parte del tribunale tedesco. Penso possa essere utile a tutti. Ok, ne parliamo, facciamo una serata proprio insieme se vuoi, Lupin, su questa cosa qua che è molto interessante. Mirko, se il postino notifica una raccomandata a mio vecchio indirizzo e lo vengo a sapere, l'importante immagino sia non andare in posta a ritirare, altrimenti vale come averla ricevuta, giusto? Giusto. Ma soprattutto, è capitato in passato, questo è un esempio molto, molto simpatico che vi esorto ad ascoltare, è capitato che una persona non ricevesse un certo atto, o diciamo facesse finta di non aver ricevuto un certo atto, ok? Facesse finta, lui aveva ricevuto ma era nelle condizioni di poter dire che non l'aveva ricevuto, ok? Però l'aveva ricevuto, l'aveva letto, però la situazione era tale particolare per cui di fatto poteva dire di non averlo ricevuto. In tribunale lui ha detto di non aver mai ricevuto quell'atto, però rivelando però dei dettagli sull'atto, e questo lo ha smascherato, ok? Quindi deve essere reale, voglio dire, al di là di tutte le chiacchiere che possiamo fare, deve essere reale il fatto di non averlo ricevuto quell'atto. Ludovico, ma se non sono iscritto all'AIRE, per loro non sono residente all'estero, o no? Questa è una bella questione, è una questione complicata, perché la tua residenza è sempre una residenza di fatto. Se tu vivi all'estero per più di 6 mesi l'anno, tu sei di fatto residente all'estero. La residenza è sempre una cosa di fatto, ok? Quindi nel momento in cui tu dovrai dimostrare che alcune cose ti arriva una notifica, ti arriva una cartella esattoriale, ti arriva qualcosa,
e ti esortano a dimostrare, a portare dei documenti, tu potrai dimostrare che sei residente all'estero, perché ci sei vissuto all'estero, e quindi potrai in qualche modo dire la verità, come sono veramente le cose, ok? Cioè non è necessario avere il documento dell'AIRE, ok? Perché la residenza è una questione di fatto. Mirko, ormai puoi fare l'avvocato, sì, esatto. Peccato che non abbia fatto giurisprudenza, ma fisica all'università. Però sono temi molto interessanti, perché in tutti questi anni non avrei mai pensato di avvicinarmi a questi temi nel mio passato, perché poi mi sono sempre sembrati dei temi, come dire, un po' truffaldini, no? Così. Però io ho ricevuto talmente tante email di persone che mi hanno raccontato storie talmente assurde che ho detto, ma è veramente incredibile che le regole, la legge siano così complicate, che ci siano casi così assurdi di persone che riescono ad avvantaggiarsi, altre che subiscono perché non conoscono per ignoranza. C'è bisogno di scrivere un libro, c'è bisogno di raccontarle queste cose in modo tale che le persone siano molto più consapevoli, che sappiano come muoversi, cosa fare, cosa non fare, che vivano da cittadini consapevoli, ok? Dopodiché sta, una volta che si ha la conoscenza in mano, sta nel buon senso, nel buon cuore di ognuno comportarsi in maniera onesta, che è fondamentale. Film The Illusionist, citazione. Allora, cosa significa morire? Questo, sparire, diventare invisibili. Non lo sapevo, Massimiliano. Ok, comunque non è vero che nessuno si iscrive all'AIRE, io che vivo all'estero da 13 anni sono iscritto all'AIRE e altri italiani che conosco sono iscritti all'AIRE. Vabbè, io invece ne conosco una marea che non si sono iscritti all'AIRE. Sì, certo che mi sono vaccinato Ultimate Mark con anche due dosi. Jessica, tante coppie fingono anche di essere divorziate, soprattutto in caso di eredità, per pagare meno tasse e avere determinate agevolazioni o vantaggi. Ma scendiamo nell'illecito. Però è vera questa cosa. Cioè esistono divorzi, esistono persone che fanno divorzi di comodo per poi una questione di dividere le cose, pagare meno tasse, però come dice Silvia, qua siamo nell'illecito. Ah, scusa Silvia, allora, ma non hai letto il messaggio prima. Ciao Alpenstock, benvenuto. Se il residente è domiciliato in un'altra parte e riceve una raccomandata e non la ritira, è valido il fatto di dimostrare attraverso le utenze che non è stata possibile ritirarla per domicilio diverso? Mi verrebbe, non lo so, è un caso che a cui sinceramente non avevo nemmeno mai pensato in questo momento. Immagino di sì, però ti consiglio di chiedere ad un avvocato. Ok, non la so questa cosa, sinceramente non ci avevo nemmeno mai pensato prima a questa cosa, Silvia. Ti consiglio di chiedere ad un avvocato. Se un pensionato vuole trasferirsi la sua pensione lorda IRPEF per usufruire di tassazione agevolata all'estero, ti obbliga ad iscriverti all'AIRE, giustissimo Carlo, questo verissimo, verissimo, ci sono dei vantaggi, ma poi cioè, è la cosa giusta, tu vai all'estero, ti iscrivi all'AIRE, voglio dire, a meno che tu non abbia qualcosa da nascondere, è una cosa naturale iscriversi all'AIRE e non ti preclude nulla, perché nel momento in cui vuoi tornare in Italia ti riscriverai all'anagrafe italiana, tornerai a essere residente in Italia. Mirko, il discorso sull'AIRE sarebbe bello farlo anche con una live con Nico Ica, uscirebbero cose ancora più interessanti, verissimo, magari li sento ragazzi. Elon Musk dice, se Elon Musk, che è come Elon Musk però... Ah, ricordo carissimi amici che se avete la coroncina azzurra come Elon Musk, vi potete abbonare gratis, c'è un bottone viola qua sotto, lo cliccate, mettete la spunta mi abbono gratis, non vi costa niente di niente per voi, non vi cambia neanche la vita ovviamente, però mi fate un piacere e mi aiutate a sostenere queste dirette, ok? Come hanno fatto 111 persone questo mese, quindi vi ringrazio tanto. Ok, piano piano volgiamo al termine ragazzi, perché è 1:07 che chiacchieriamo.
Allora, Elon Musk dice: sì, anche a me è successo in ufficio un tizio che si lamentava di non essere stato chiamato per una gara d'appalto senza pubblicazione, a cui è stato chiesto come faceva a sapere della gara se non era stato chiamato. Esatto. Gisella, interessante trasmissione, per la prossima leggo l'argomento sul tuo libro così mi preparo. Va bene, Gisella. Ma vi sta piacendo il mio libro, ragazzi? L'avete preso, che lo state leggendo? O datemi un feedback, ci tengo tanto perché sono stati anni e anni di lavoro, due e mezzo dai. Samuele Piccoli: Francesco, se prendo la residenza fittizia e quindi dovrei essere un senza fissa dimora, ok, e vado a vivere in camper e magari me ne vado all'estero oppure no, gli eventuali atti mi arrivano? E sì, dove? Grazie. Allora, ti arrivano lì, a quella residenza fittizia, se è un posto dove si possono notificare atti, se no ha un'eventuale casella postale che tu hai aperto e che è quella che abitualmente utilizzi per ricevere la posta. Ma ti arrivano alla, cioè la residenza fittizia tipicamente coincide con, qui è un po' complicato. Allora, diciamo che ci sono due mondi. Il mondo della residenza fittizia è questo: se tu vai a vivere, lo spiego per chi non lo sappia, se tu vai a vivere in camper, vuoi, cioè devi, ma tipicamente vuoi, perché vuoi ricevere la posta, vuoi avere una residenza fittizia. Di solito il comune o il tuo comune di origine ti dà un indirizzo fittizio finto e gli atti, le notifiche arrivano alla casa comunale, quindi sei tu che devi andare lì periodicamente a interessarti dell'arrivo di quelle notifiche, che tu viva all'estero o che tu viva in Italia, non importa. Qual è il fa? Quando arrivano lì sono considerate perfezionate, quindi poi tutto l'iter legale che c'è a seguito eventualmente si sviluppa. Qual è l'altra possibilità? L'altra possibilità è che tu a certi enti, anche statali, compresa l'Agenzia delle Entrate, puoi fornire degli altri indirizzi, che si chiamano indirizzi fiscali, dove ricevere certi tipi di notifiche, ad esempio le notifiche fiscali dal fisco. Quella può essere ad esempio una casella postale che puoi avere alle poste anche, oltre che l'indirizzo fittizio. Questo per chiarirvi la questione, ok? Il quadro. L'ho visto, sì, Massimiliano dell'Illusionist, però non sapevo quella citazione. Quindi, ricapitolando, quando ti colleghi alla ANPR per avere la residenza di una terza persona, come dati devi avere nome, cognome, data di nascita e comune. Esatto, cioè aver ricomposto il codice fiscale in pratica. Jessica, potresti fare una richiesta con Greco, che è avvocato, se è disponibile. Perché no? Molto interessante. Magari gli scrivo. Ok, residenza in un camper non credo si possa, non nel camper, come vi ho spiegato il comune ti dà degli indirizzi fittizi, poi la posta ti arriva alla casa comunale, oppure se in altri casi ti puoi fare delle caselle postali alle poste. Francesco, è meglio ordinare il libro o prenderlo lì all'incontro? Grazie Barbara, all'incontro ce n'è abbastanza per tutti, perché tutte le librerie hanno ordinato sufficienti libri in quei posti, tipo Bergamo ve lo do direttamente io il libro, ok? Credo che Bergamo è un bar dove ci troviamo. È anche molto interessante quel discorso riguardante il codice fiscale provvisorio, lavorare facendo solo la stagione ad esempio all'estero in attesa del libro. Sì, interessante, ne parleremo poi in un'altra puntata. Allora, sì, io lo sto leggendo in contemporanea alle puntate, è molto scorrevole, non pesa come lettura ed è abbastanza chiaro, grazie. Carasoli, io sto aspettando la versione digitale, ma per ora su Amazon non c'è ancora. No, esce sempre, la casa editrice la pubblica sempre a distanza di qualche settimana, quindi... Jessica, sì, moltissimi si chiedono se ci sarà una versione ebook, ci sarà una versione ebook, ma tipicamente esce dopo un po' di tempo. Prima la casa editrice, non chiedetemi perché, vuole far uscire la versione cartacea prima. Spugna, finalmente venerdì prossimo ci vediamo a Roma, io e mia moglie siamo impazienti di conoscerti. Bene, siamo 50 tipo a Roma, ci sarà un bel numero di persone. Portare la residenza in un edificio e iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione subito dopo senza terminare i lavori potrebbe essere un altro modo. Non lo so, questo non lo so, in Calmaco, non lo so sinceramente.
ordinato il libro su Amazon, quanto dovrebbe arrivare? In teoria domani dovrebbe esserci la ristampa, domani il 5, quindi dovrebbe arrivarti tipo dopodomani, soprattutto se hai il Prime. Ok, salutiamo gli amici di YouTube intanto. Ragazzi, per voi di YouTube la live finisce qui, magari noi restiamo a fare ancora un paio di chiacchiere.